Eh sì, Gigliola, hai detto bene, buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori. Novità in effetti ci sono, naturalmente per il bollettino sanitario emesso dalla Regione Abruzzo al Dipartimento della Sanità aspetteremo come sempre l'edizione della sera, bollettino che viene diramato fra le 14.30 e le 15.30 di solito, ma le novità effettivamente ci sono e risalgono a ieri sera, inizialmente alle 19.13 per la precisione, ora in cui è arrivato il messaggio della regione che fissava altri 6 comuni in zona rossa e poi l'aggiornamento prima di mezzanotte, 23, 15 e 16 giù di lì, che invece precisava che i comuni in zona rossa sono 5. E allora andiamo con ordine per fare chiarezza. Dunque non sono solo le province di Chieti e Pescara ad essere in zona rossa in Abruzzo, ma ci sono anche 5 comuni della provincia dell'Aquila. Ieri sera infatti il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza numero 9 e relativa appunto ad ulteriori provvedimenti restrittivi che riguardano 5 comuni della provincia dell'Aquila. Come dicevo, inizialmente erano 6, era stata inserita in zona rossa anche Pacentro, una zona rossa che andrà dal 25 febbraio fino a domenica 7 marzo. I 5 comuni in cui, che sono finiti, diciamo così, in zona rossa sono Ateleta, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi. Per quanto riguarda Pacentro, visto che aveva in effetti pochissimi casi positivi, il sindaco lo ha fatto presente anche alla Regione Abruzzo, dunque è stata tolta da questi ulteriori 5 comuni, 6 comuni in zona rossa. Ma è stato raccomandato a Pacentro di effettuare uno screening di massa sulla popolazione, perché quello che preoccupa soprattutto in questa zona è, oltre ai normali contagi, che ormai come sappiamo sono predominanti con variante inglese in tutto l'Abruzzo, quello che preoccupa è la variante, brasiliana. Dunque questi 5 comuni si uniscono alle province di Pescara e Chieti. E quindi con le zone rosse aggiunte oggi salgono a 156 i comuni appunto in zona rossa e quindi soggetti a misure più restrittive. 156 su 305 in Abruzzo, il che significa che per modo di dire grossolanamente siamo insomma intorno alla metà, quindi metà Abruzzo in zona rossa ancora una volta e metà che resta comunque in zona arancione, la famosa colorazione bicolore di cui abbiamo parlato giorni fa. Per quanto concerne il comune di Pacentro, l'aumento di positivi, pur non arrivando a superare l'1%, è stato ritenuto appunto meritevole di un'ulteriore osservazione proprio perché si osserva in particolare l'incidenza delle varianti. Vi dico anche più generalmente che siamo a Pescara, abbiamo scelto questa cornice così di sole e di mare, intanto perché fa bene, perché poi comunque il mare e il sole fanno sempre bene a tutti, spero almeno, a me sì. E poi anche perché siamo andati a vedere un po' com'è l'aria, insomma, qua intorno, quanta gente c'è in giro, quanti controlli ci siano. Esattamente in questo punto dove mi Sì, trovo adesso, Marina. c'erano fino a pochi istanti. Sì, dimmi Gigliola. Scusami se ti interrompo. Appunto, con Diego Martelli avete girato la città, state girando già da qualche ora per verificare la situazione. E ti chiedo, ma quello che si chiedono sicuramente tutti, se ci sono controlli e come si stanno comportando i cittadini? Stanno rispettando le regole? Allora, i controlli, dicevo proprio che esattamente in questo punto, Gigliola, fino a pochi istanti fa c'erano carabinieri, polizia e guardia di finanza. Parlavano fra di loro, osservavano la situazione, però intorno, bene o male, sono quasi tutti con la mascherina. Qualche assembramentino, lasciamelo dire, si vede di persone che non sembrano appartenere allo stesso nucleo familiare, magari 4 amici. A 4 ragazzi, insomma, qualcuno un po' più vicino si è visto anche sulla riva del mare dove siamo stati proprio con Diego Martelli a fare riprese. Niente di eclatante, però effettivamente se uno volesse avere, come dire, la mano un po' più pesante, qualcosina poteva farla, ma insomma, va bene così, va bene esserci e le pattuglie effettivamente c'erano. Adesso non ci sono più le persone in giro, comunque ci sono ancora, anche perché
orario di termine di uffici, di scuole, anzi scuole no perché sono in DAD, però comunque qualcosa in giro si vede. Sostanzialmente con le misure che sono consigliate bene o male per tutti vengono adottate. Naturalmente ricordiamo che essendo in zona rossa i comuni di Pescara e Chieti e le province di Pescara e Chieti hanno da ieri, stante l'ultimo decreto decreto del governo Draghi, hanno il divieto di fare visita ai parenti anche in due, anche moglie, marito e due bambini minori. Non si può fare visita ai parenti se si è nei comuni in zona rossa, neanche una sola volta al giorno. Questa è la differenziazione sostanziale fra zona arancione, zona gialla e zona rossa. Per il momento, naturalmente, poi sappiamo che il governo ha allo studio altre misure evidentemente restrittive per contenere il coronavirus.